il mister Angelo Lorenzetti, il mister cosa cambia rispetto a gara 1? Beh, cosa cambia? Noi vogliamo che cambi parecchio, insomma, perché la distanza che c'è stata tra noi Civitanova in gara 1 è stata notevole in termini di gioco, che poi ha prodotto un risultato secco, e quindi stiamo lavorando per far sì, insomma, che questo divario sia minore nella volontà di poter giocare dei set più equilibrati. Lascio subito spazio alla stampa, domande? Potrà cambiare qualcosa, diciamo, rispetto a gara 1 con un'eventuale influenza di questo weekend di Champions League su Civitanova, non so, nella condizione fisica e morale da qualche punto di vista? Ma parlando con i ragazzi anche in altre situazioni, ciò che a volte nei playoff ci si concentra molto di come saranno gli avversari, no? Di come potranno essere, e invece credo che sia più conveniente sempre avere il focus su come vuoi essere tu, anche perché il voler essere che vogliamo noi vuol dire voler fare meglio certe cose che questa squadra, insomma, non solo in gara 1 ma anche nelle altre due precedenti partite ci ha dimostrato, insomma, che con loro certe cose non ci rimangono così fluide e facili. Quando dice certe cose? Sì. Ma soprattutto, diciamo, per quel che riguarda la fase break, insomma, vediamo e constatiamo con mano che la nostra battuta con loro non produce chissà che quali disastri, insomma. Questo qui è stato anche una regola un po' della semifinale con Modena, però con noi è ancora più marcata questa loro capacità di portare la palla in mano al pareggiatore in situazioni agevoli. E invece è l'altro aspetto, insomma, è che il nostro cambio palla con loro è sempre stato in queste tre partite un cambio palla più difficile, più faticoso, anche non in situazioni drammatiche dal punto di vista della ricezione, e queste sono due cose che noi vogliamo far sì che qualcosa cambi, perché altrimenti pensare di spuntarla con questa squadra qua diventa sempre più difficile. Mister, questa partita è già abbastanza decisiva, perché andare sotto 0-2 vorrebbe dire avere fuori, insomma, un po' di speranza, però mi porta un po' di pressione questo. Ma io credo che Civitanova, per un marchigiano chiamare Civitanova non è facile questa squadra, comunque magari lo sbaglierò anche nelle prossime chiacchiere che facciamo insieme, insomma. Comunque Civitanova penso che ci abbia dimostrato di essere già abbastanza, no? Indipendentemente da essere Coppa Italia, regular season, gara 1, gara 2, quindi noi dobbiamo mettere la nostra attenzione su una gara alla volta, perché metterci dentro qualcosa in più di quello che è Civitanova in campo per noi non è conveniente, perché già ha dimostrato di essere parecchia cosa per noi. Quindi non c'è pressione. La pressione basta quella che ci dà questa squadra, insomma, ecco. Altre domande? Nick? Ma sì, no, in gara 1 eravamo comunque già preparati, perché altrimenti si dà poco valore anche al risultato di Civitanova. Ma prima di tutto, insomma, c'è stata la possibilità di far decantare un po' l'amarezza, no? Le delusioni, senza doverci intervenire subito e far sì che quella tristezza, quella amarezza che noi avevamo al ritorno sul pullman di Civitanova, insomma, andasse via un po' da sola. Questa cosa qui è stato
utile perché si sprecano meno energie, meno chiacchiere, meno strategie di convincimento, no? E poi dopo è iniziato un processo di analisi delle cose che noi vogliamo provare, vogliamo non provare, vogliamo rendere concrete in partita, nel senso le cose che vogliamo fare meglio. I ragazzi come sempre ci stanno dando dentro e poi dopo insomma siamo consapevoli che esiste anche l'avversario e che magari anche loro dopo insomma, come è successo in queste partite qui, possono trovare le contromosse, però c'è stata un'analisi obiettiva delle cose non fatte bene e di come dobbiamo produrre un gioco in campo, un gioco più efficace. C'è stato un momento secondo te nella stagione di Civitanova dove avevamo fatto un salto di qualità? Spesso si indica quando hanno deciso di giocare sempre più da tempo. Insomma, visivamente è quello che risulta agli occhi, nel senso dal punto di vista tecnico, no? Però credo che come per tutte le squadre diciamo, le sorti di una stagione non dipendono solo dalla produzione di numeri tecnici, ma dipendono anche da quello che tu ottieni. Credo, perché non sono da loro, però insomma, che la vittoria in Coppa Italia gli abbia dato diciamo, l'accensione, no? come avevano una volta le macchine turbo, il pulsante per andare più veloce. Averlo conquistato dopo una semifinale un po' sofferta, averlo conquistato dopo il finale invece attraverso un gioco spumeggiante, penso che gli abbia dato proprio la consapevolezza di essere una squadra molto forte e che insomma erano più gli altri che dovevano preoccuparsi di Civitanova piuttosto che Civitanova degli altri. Posso fare una domanda anche extra, gara 2 o restare su gara 2? Era una domanda su gara 2. Visto che lo conosci bene, un commento al ritorno di Bruno a Modena, visto che lei è oggi è stato diventato ufficiale? Ma io insomma ci siamo sentiti anche parecchio insomma quest'anno qua, visto che lui non giocava più a Modena, poi dopo quando ho saputo che lui sarebbe tornato insomma ho detto adesso sospendiamo la chat come giusto che sia. Lui c'erano due diciamo componenti per lui molto importanti. Una è quella affettiva, lui veramente là si sente a casa. È un ambiente che lo stimola e lo coccola nel modo giusto, e l'altro invece è l'aspetto tecnico. Lui è un ragazzo ormai maturo che sa che vuole arrivare a Tokyo da protagonista, lui con i suoi compagni, e sa che 4 anni non sono lunghissimi, ma sono abbastanza per farti scendere di livello se tu non frequenti l'alto livello in maniera costante. Lui ha dato le sue valutazioni della sua annata brasiliana e poi evidentemente ha capito che per essere il Bruno che lui vuole essere a livello mondiale ha bisogno anche di Modena e del campionato italiano. La Champions League ha aggiunto qualcosa a quello che già sapevate della Juve? Avete intravisto qualche punto debole che non avevate intravisto, oppure il quadro è rimasto sostanzialmente immutato? Ha aggiunto innanzitutto una partita spettacolare, penso una delle partite per quel che riguarda la semifinale, una delle partite più belle degli ultimi anni, con due squadre che se la sono data di santa ragione a dei livelli tecnici e fisici altissimi. E questo tra parentesi insomma per noi che facciamo la Superlega è di orgoglio insomma, no? Chiusa parentesi. L'altro ha aggiunto insomma che Perugia ha fatto questa partita straordinaria, non dico che ha fatto una partita che non è nelle sue corde, ma sicuramente ha portato tutta la sua capacità di fare al suo limite, no? E questo ci deve essere di esempio, perché c'è solo un modo per cercare di dare fastidio a questo Civitanova, è proprio di stare
al limite delle tue capacità e magari qualcosina sopra. Questa parte del mal di trasferta, no? Che il presidente ha detto che la squadra era segno di maturità, anche Jensen finale, no? Disse che era segno di maturità. In gara 1, soprattutto in battuta, anche se c'è differenza, no, tra la vostra e la loro battuta, avete fatto tantissimi errori proprio Gli errori sono stati una costante nostra anche in campionato. È stato un percorso non completo che abbiamo fatto sulla battuta, quindi io credo che diciamo, sulla battuta in battuta. Cioè, se io volevo sì. intervenire, è un aspetto, cioè al di là della vostra capacità tecnica, no? Mentale, cioè proprio tensione, no? Perché ci si gioca, c'è cioè la prima partita che era uno, ci può stare magari all'inizio, non so, il primo set, poi magari siete così, siete sciolti leggermente, alla fine avete fatto anche qualche ace, no? Paradossalmente gli ace sono arrivati, mi sembra, nel terzo set, Sì, sono no? arrivati però sul finale. Cioè proprio è il segno quello della tensione che c'è, cioè non è al di là dell'aspetto tecnico che ha la battuta migliore, no? C'è una squadra un po', non so dire, non paralizzata, però ingessata di fronte a un avversario così forte, Ma io quando si entra nell'analisi di cose non tecniche, no? Non di palla. Si danno ovviamente delle opinioni che si cerca di fondarle nel modo migliore possibile, ma dire che siano verità non lo so, insomma, quindi se tu hai percepito quello lì, io non posso negarlo. Credo che mettendomi nei panni dei ragazzi, più che il fatto del palazzetto sia il fatto che anche nelle battute buone che ci sono entrate, il risultato non è stato eccezionale. Questo quando tu ritorni in battuta sai che devi fare una cosa molto buona ma che non sempre sei gratificato dal risultato, no? Perché ci sono state ad esempio delle battute di Lanza che in altre situazioni avrebbero prodotto secondo me parecchio, cosa che non è successo in quel campo lì, e quindi io mettendomi nella parte ripeto dei miei giocatori e dirgli che insomma accusano del male interiore a giocare fuori mi sembrerebbe da parte mia inopportuno. Ecco, io credo che ci sia stata ecco, la valenza tecnica molto alta di questa squadra che anche con Modena, una squadra forse più potente, non dico più forte, no? Perché non dico più efficace, ma più potente del campionato italiano Modena ha prodotto poco per quello che sono i suoi canoni, perché questa squadra qua ha tre ricevitori di livello mondiale e quindi questo qui magari ai miei ragazzi quando vanno nella linea dei 9 metri un po' di pressione la mette, ma insomma è difficile toglierla perché non è che si possa mettere la crocetta come nelle figurine a Cover, a Gavernikov o Osmani, no? Però insomma è bello di questa sfida, siamo in finale scudetto. Non siamo a fare un torneo de bar e il livello delle difficoltà tecniche è molto alto. Quindi noi ce la daremo tutta. Poi dopo ognuno, oltre all'allenatore, ma ognuno si porta a casa un livello al quale poi dopo deve tendere nella sua carriera per starci a questo livello. Quindi errori, se ho capito bene, dovuti anche al fatto di sapere di fronte ho dei ricevitori di livello mondiale e devo fare Più che sapere, tutto. vedere, perché, ripeto, non è che non sono andate di là delle battute buone, ci sono andate, e che a volte, un po' come succedeva con il nono, che sembra che lui a volte sembrava che a volte rallentasse la palla, no? E ci sono state delle battute, ripeto, ci sono state delle battute di Lanza, secondo me, di altissimo livello, però la palla era lì vicino, quindi. Questo mettendomi dalla parte dei miei giocatori, penso che insomma un po' di meno tranquillità la dia, perché insomma sono giocatori, non sono robot. Gli errori forzati, cioè Sì, sai che devi forzare ancora, devi forzare un già forzato e quindi qualche errore ci arriva ancora di più. sì, d'accordo.
che covere un po' la sorpresa della liberazione, questa parte finale di stagione, questo playoff, che è tornato dopo tanti problemi fisici ed è tornato su livelli molto alti. Ma prima di tutto, insomma, al di là del proprio nel senso affettuoso dispiacere di vederlo in campo perché gioca contro noi, questo è proprio nel senso affettuoso, più che la rivoluzione, più che la rivelazione è comunque una bellezza, perché è un giocatore che tra l'altro nelle cose che Macerata ha vinto, il suo zampino c'è stato spesso, quindi non è solo un giocatore bello da vedere, ma è un giocatore che produce cose importanti. Quando tu metti dentro e sostituisci dei giocatori già bravi, che loro avevano, e lo sostituisci con dei giocatori ancora più bravi, è ovvio che la squadra aumenta di livello. Nel sottolineare questo, perché non bisogna togliere valore a quelli che hanno giocato prima di lui, perché non è che prima Macerata fosse nelle sabbie mobili in regular season, era in alto. Questo, ecco, come ho detto prima, per quel che riguarda il discorso del forzare la battuta, hanno messo un qualcosa più al tanto che già erano. E questa fase del campionato siete rimasti solo in due, le altre è cosa bella, questa cosa bella, è gradita, quindi significa che gli altri stanno a guardare e anche comunque che il mercato è già cominciato. Inevitabilmente le voci toccano anche chi è ancora in campo, come le vostre due squadre. Questo ha un apporto positivo ai giocatori perché li stimola, ha un apporto negativo, dipende dal giocatore. Io ne ho parlato con i ragazzi, perché io ne ho parlato con i ragazzi e ho fatto proprio l'esempio di quando ero a Modena, perché insomma le chiacchiere bisogna metterle nel vento, cioè in giro, bisogna riferire a cose vissute. Io ho vissuto quello lì, parlavo di Modena perché ero a Modena. Ho vissuto due anni con due finali di stagione diverse, sia per quel che riguarda il risultato finale, no? Ma anche per quel che riguarda la sicurezza o l'insicurezza del futuro. E nel primo anno c'era per molti di noi, non solo per l'allenatore, una sconfitta con la sicurezza del futuro. E nel secondo anno c'era una vittoria con l'insicurezza del futuro. Quando ne parlavo dentro lo spogliatoio di Modena, tutti preferivano la seconda soluzione. Quindi ho detto ai ragazzi che secondo me c'è convenienza a vincere, a lavorare per vincere, e anche questi periodi qui non si possono nascondere a volte, di non far uscire una voce, non far uscire l'altra. Fa parte del nostro lavoro anche il saper stare dentro queste voci. Fa parte del diventare un giocatore per un certo livello piuttosto che un altro. Chi non riesce a starci, evidentemente, dimostra delle carenze per stare nell'alto livello. Sì, io non sta a me a dire sì o no, ma quello che gli ho detto già dall'inizio del playoff, io non vi cancello niente di quello che c'è, perché noi se vogliamo arrivare alla fine, spesso ognuno di noi nelle squadre in cui lavoreremo, se noi vogliamo arrivare spesso alla fine delle manifestazioni, spesso avremo queste voci. Se siamo in grado di gestirle, vuol dire che siamo persone che, e se siamo professionisti, diventeremo capaci di stare a questo livello. Altrimenti, se soffriamo, prima o poi a questo livello non ci stiamo più. Mister, lei in gara 1 ha cambiato spesso assetti, no? Cercando gli assetti giusti. Quindi un pezzo di partita si è meglio, un altro. Ho provato anche Antono, che di solito entra alla fine per la battuta, però è stata una parte di partita in cui era stabile in campo, no? Cercherà ancora di mischiare le carte? Vediamo. Io avevo due aspetti. La prima è, come avevo già detto, anticipato ai ragazzi, insomma, noi venivamo già da un 3-0 subito a Perugia, detto, quindi se si parte male, se si fosse partiti male, il cambiare non
era solo un modo di provare a cambiare o magari una storia che già avevamo vissuto. Questo qui è la prima. La seconda era che comunque questa finale per noi, il raggiungimento di questa finale per noi è un qualcosa che non ci accontenta, ma è un qualcosa che ci ha segnato dentro come gruppo, in maniera positiva, in termini professionali, ma anche personali ed emotivi. Volevo dare, l'ho spiegato tutto prima ai ragazzi, volevo dare anche, non dico a tutti, ma a più gente possibile, il fatto di che lì, in questa finale, ci siamo arrivati con l'impegno e il contributo di tutti, anche quelli che di quelli che si sono visti meno in campo, perché questo qui è stato un gruppo come tanti altri, però io parlo del mio gruppo che ha lavorato, che la motivazione insomma l'ha resa azione ogni giorno. Io mi ricordo bene i giorni che non abbiamo allenato bene, e per ricordarmelo bene vuol dire che ne hanno fatti proprio molto pochi, e questo è stato per me un qualcosa di molto importante. E con quei cambi, che comunque insomma altre volte non li ho fatti e il risultato al finale era stato sempre lo stesso, quindi non mi sembrava di fare chissà quale danno, e volevo anche dare diciamo un segno, no? Che siamo lì attraverso il contributo di tutti quanti. Prima hai parlato di limiti, no? Insomma, che cercare di oltrepassarli è l'unico modo attraverso il quale si potrebbe provare a dare un po' di fastidio a Cittanova. E credo, che cosa deve fare per andare più proprio limiti? Deve studiarli. Lo staff ci deve azzeccare per capire quelli che sono i limiti limabili, lavorare in questi giorni in tal senso e poi produrre in campo queste azioni qui. L'ho detto già prima, la battuta può essere migliore, come ho detto prima, ho risposto prima al collega, ma può essere anche migliore il fatto del sopportare questa forza degli avversari, no? E quindi senza cioè il tenere un livello senza variarlo in virtù di una efficienza o carenza del rendimento dell'avversario, cioè essere noi e stop in quel momento lì, indipendentemente dal risultato della ricezione. E l'altro, insomma, abbiamo lavorato tutto l'anno per l'attacco. È stato un lavoro divertente ed è stato anche un lavoro non impegnativo, ma che ci ha impegnato tanto, e che nel dire questo cioè non ci metto del sacrificio, ma ci ha impegnato, e nell'impegnare tanto vuol dire che abbiamo tolto del lavoro ad altre cose. Ecco. Adesso insomma ci piacerebbe che questo lavoro che noi abbiamo fatto insomma possa essere visibile un pochettino di più anche in finale. Ecco. Anche. Allora, i risultati dicono che siete arrivati secondi in regular season, finale sempre con la Lube in Coppa Italia persa, finale di Cervo persa, siete in questa finale, cioè voglio dire, magari la stagione è già oltre le aspettative, no? Però c'è il rischio di arrivare tre volte secondi. È qualcosa insomma che vi è passato. Ma bisogna valutare che cos'è un secondo posto in ogni singola manifestazione, perché ogni singola manifestazione ha una valenza diversa, non un'importanza, ma un valore diverso. Nel regular season ti dà un valore, nella CEV un altro, nella finale scudetto un altro, quindi bisogna ragionarci bene, perché come tutte le cose ha delle cose positive e delle altre ha delle cose non positive, delle cose che tu devi cambiare se vuoi arrivare uno. E questo sta nella programmazione, soprattutto nelle scelte della società, insomma, e capire assieme alla natura ovviamente quante possibilità hai di arrivare uno,
capire se questo secondo posto è vicino al normale delle aspettative, un po' sotto, un po' sopra. Bisogna però finirle le manifestazioni, bisogna anche farle far passare un po' di tempo, perché sono valutazioni che determinano poi dopo la qualità del futuro, e quindi bisogna fare proprio al netto delle emozioni. Ho fatto una domanda sui liberi, ho visto che hai alternato Chiappa e Colacci, mi è sembrato anche con buoni risultati, però resta. È un esperimento che avrà un senso? No, è in linea con quello che ho detto prima, insomma. Chiappa ha avuto poca visibilità, ma è stato un ragazzo che ci ha sorpreso tutti quanti per la capacità di lavoro e per i miglioramenti fatti. E volevo, non c'era un giudizio nei confronti di Max, ma volevo anche lui farlo vedere in un momento, cioè, farlo vedere in un momento così importante, e soprattutto farglielo toccare questo momento qua, essere entrato in una finale. Questo non significa che durante questa finale rivedremo questa cosa qua, perché non lo considero lo considererei un voler essere troppo presente dentro questa finale. Insomma, Max ha fatto il suo quest'anno, come sempre con cose buone e dei limiti. Poi dopo queste saranno valutazioni per il futuro, però non ho niente da rimproverare o da criticare nei confronti di Max. È stato come altre, come Mazzone, come Nelly, far sapere che e far vedere che in quella finale ci siamo arrivati attraverso l'aiuto di tanti. Mai è come sempre, è un disastro quella parola. Campo contro chi che sia, anche una Lube che sembra quasi imbattibile quest'anno. Io credo che anche. Cioè, è un qualcosa che mi fa partire. Ecco, io credo che anche questa cosa qua è un qualcosa che deve essere valutata il prossimo anno, perché noi quando abbiamo. Questo è quello che è successo, però nelle sue parole si fa riferimento a Civitanova. Civitanova era un'altra squadra quando noi l'abbiamo battuta. Perugia era una squadra senza in regular season, senza Tanasijević. Quando si fa nei grandi numeri non è una colpa, però è normale mettere tutto, o magari dimenticarsi, mettere tutto nello stesso calderone. Poi invece a fine stagione bisogna proprio andarci dentro agli eventi, perché altrimenti dopo magari fai delle valutazioni in futuro che si basano delle convinzioni che non stanno in cielo e in terra. Ecco. Quindi se vince fa un'altra capriola. Ma quella lì è proprio scappata. È scappata, non era ovviamente nelle. È scappata. Ogni tanto la felicità va fatta anche rotolare, diciamo. E quella lì è rotolata fuori, insomma, ecco. Grazie a voi, grazie a voi.